Regione del Veneto, oggi presente a SMAU per ricevere il premio per il progetto Smart Working. Ce ne può parlare? È un progetto assolutamente ambizioso che va in linea anche con quello che è il processo evolutivo del lavoro all'interno della Regione Veneto e quindi delle risorse umane, per valorizzare cosa? Per valorizzare quel tipo di lavoro che non necessariamente ad oggi si fa in ufficio, ma si può fare grazie a un progetto cosiddetto progetto Vela, e quindi lavoro agile che mette nelle condizioni i nostri funzionari di poter lavorare anche a casa o anche in itinere al lavoro. Pensiamo solo alle diverse mission verso Roma o verso gli uffici periferici, laddove è difficile quindi controllare il lavoro d'ufficio, ma si può invece portare a termine e a compimento anche durante l'attività giornaliera lavorando fuori dal proprio ufficio. È in fase di chiusura la sperimentazione e abbiamo già 90 richieste da parte di funzionari, da parte dei dirigenti, che possono utilizzare questo nuovo sistema, e quindi assolutamente innovativo, ma al passo coi tempi con l'innovazione digitale. Quali sono i nuovi sviluppi del progetto Innovation Lab? È un progetto altrettanto ambizioso che dà seguito al progetto Agenda Digitale 17-20, quindi mettiamo nero su bianco con concretezza con questo progetto, che è un connubio in sostanza fra la pubblica amministrazione, che sarà oggetto di un importante investimento, 7 milioni di euro, ricordiamo, attraverso i fondi PORFESR e attraverso il collega Caner alla promozione, li abbiamo messi a disposizione degli enti locali, assieme però al mondo dell'impresa, al mondo quindi che si avvicina dal cittadino impresa, per ottimizzare e dare risposte concrete. L'obiettivo è sempre quello di finalizzare, di avvicinare sempre di più il cittadino alle innovazioni, ma alle opportunità che l'agenda digitale mette a loro disposizione.